sono in volo verso una zona di guerra, verso il punto dove cultura orientale e occidentale si incontrano. Sto andando in Afghanistan. Dopo anni di conflitti, la guerra contro l'Unione Sovietica, una crudele guerra civile, la vita sotto il regime tirannico dei talebani, poi la guerra contro Al-Qaeda, nessuno sa cosa sia accaduto ai tesori d'arte di questo paese. Ho sentito storie di terribili distruzioni, ma anche di oro perduto e di tesori saccheggiati che potrebbero ancora esistere. E come è avvenuta la distruzione ad opera dei talebani dei Buddha giganti di Bamiyan? Sono alla ricerca di quello che è stato e di quello che ancora c'è. Kabul, 10 marzo 2002. Incontro quello che sarà il mio interprete e guida per le prossime 3 settimane, Bilal. A Londra è impossibile farsi un'idea precisa di cosa aspettarsi qui. Ma sto bene. Il tempo è bello, fa caldo, molto più di quanto immaginassi. Avevo letto resoconti degli attacchi dei talebani contro ogni espressione della cultura in tutto il paese, la distruzione di edifici e monumenti, la repressione e la persecuzione di artisti e curatori. Ma avevo anche sentito parlare dell'esistenza di tesori segreti nascosti chissà dove. Sono stanco. Sono appena atterrati in uno degli ambienti più ostili del mondo dopo un terribile viaggio di 16 ore. Una città in rovina. I suoi edifici, un tempo imponenti, erano un simbolo della Florida Kabul degli anni 60 e 70. Questo è un teatro di Kabul, l'unico teatro moderno del paese. Qui andavano in scena commedie, forse opere e balletti. Guardate là. Distrutto a causa della guerra e naturalmente trascurato dai talebani. Decenni di conflitto hanno cancellato quella che un tempo era una metropoli moderna che guardava al futuro. Che è successo a questo edificio? È distrutto. Distrutto? Guarda che belle ragazze. A loro cos'è successo? A 20 anni probabilmente viaggiavano in tutta l'Asia. E adesso a 50 anni sono da qualche parte chiuse nei burka. È struggente. È come guardare il passato dell'Afghanistan chiuso in questa scatola. È incredibile che tutto questo sia accaduto così di recente e che sia, in un certo senso, familiare. Bellissimi viaggi in Afghanistan, giorni felici, cammelli, turisti che venivano qui. Pochi anni fa, tra le rovine di Kabul, il ministro talebano per la prevenzione del vizio e la promozione della virtù ha stabilito regole religiose per la vita. Venivano banditi i tagli di capelli all'americana, il gioco d'azzardo, la musica e gli aquiloni. In modo estremamente bigotto furono proibite tutte le immagini di esseri umani, via la fotografia, la pittura e la scultura. Per i talebani era sacrilego. Era la creazione di un idolo, proibito severamente nel Corano. Che foto! Sono incredibili. Questa è la Galleria Nazionale Afghana.
La sua collezione comprendeva i quadri più importanti del paese. Quasi tutti adesso sono andati distrutti. Guardate qua, è terribile. Questo è il dipinto di un uomo africano. È stato donato alla galleria da un artista africano. Ritrae un uomo che studia. Sono scioccato e profondamente ferito. Il direttore deve esserlo ancora di più. Come ci si sente a stare qui? Quando sono venuto qui, ho visto tutto questo. Da afghano avevo le lacrime agli occhi. Il direttore mi presenta un uomo che eroicamente ha salvato centinaia di opere dipingendo sopra gli umani e agli animali. Ho coperto gli esseri viventi dipinti a olio con degli acquerelli per nasconderli. Questo è stato camuffato dipingendo ad acquerello, vero? Sì, acquerelli. Non era facile vedere la differenza tra un dipinto a olio e un acquerello? I talebani non si sono resi conto di quello che era successo? È molto efficace. È stupefacente quanto possa essere efficace l'acquerello. Se i talebani mi avessero scoperto, avrei pagato con la vita. Sto andando al museo di Kabul. Sarà un'esperienza dolorosa, lo so. Era una delle grandi gallerie del mondo, non molto conosciuta, ma aveva delle opere fantastiche, opere famose in tutto il mondo. Oh, diamine! Non ci sono finestre, non c'è il tetto. È terribile. Grazie mille, è meraviglioso essere qui. Ecco. Ecco che cosa succede ai musei durante la guerra. Tutte le stanze sono così. Ma i danni sono stati fatti dalla guerra, non sono stati i talebani. Cosa è successo? Il tetto è bruciato, vero? È una devastazione incredibile. Il 14 maggio del 1995 dei missili hanno colpito il museo, che si è incendiato. Aveva soffitti di legno. Le teche espositive e i tesori sono tutti bruciati. Il direttore mi fa strada in una stanza che un tempo custodiva stupendi manufatti in avorio di Bagram, prima del saccheggio durante la guerra civile. Oh, diamine! C'era una ciotola cinese laccata proprio lì. Per me è un lutto. Era uno dei più grandi tesori del mondo. È una barbarie. Oh, accidenti! Le bombe hanno distrutto tutto. Non è rimasto nulla in queste stanze, nemmeno una cosa di quello che c'era. Posso chiedere cosa significa per il popolo dell'Afghanistan la perdita del museo, la perdita degli artefatti del museo? Indubbiamente è davvero triste per il popolo dell'Afghanistan. Ha perso la sua cultura, la sua storia. Se viene distrutto un edificio, puoi ricostruirlo. Ma la perdita del patrimonio nazionale è senza ritorno. Il saccheggio e la distruzione durante la guerra civile hanno determinato la scomparsa di tre quarti delle inestimabili collezioni del museo. E quel poco che è sopravvissuto è caduto nelle mani dei talebani. Hanno distrutto ogni rappresentazione di esseri viventi. Ho incontrato il curatore che ha assistito a quell'attacco. Cos'è successo a questa figura in particolare? I talebani sono arrivati all'improvviso. Ci hanno costretti ad aprire questa stanza. Hanno visto questa statua di un uomo trovata nella provincia di Kandahar. Hanno iniziato a colpirla con un martello, ma non sono riusciti a romperla. È fatta di marmo, perciò sono tornati il giorno dopo con un martello più grande e un piccone usato per spaccare pietre sulle montagne. E hanno pestato tutto il giorno. Io sono stato costretto a guardare. A poco la statua è stata prima scalfita e poi andata in frantumi. Lei ha lavorato qui per tanti anni. Immagino ami questo posto, lo conosce bene.
Non riesco a immaginare come si sia sentito guardando picconi e martelli abbattersi su questa magnifica opera. Ho lavorato con queste opere per anni. Le ho trattate tutte con cura e attenzione. Le amo come se fossero i miei figli, e assistere alla loro distruzione con i picconi è stato il giorno più tragico della mia vita. Qualsiasi essere umano proverebbe la stessa cosa. Come può una persona arrivare a distruggere cose simili? Va oltre ogni comprensione. Opere bellissime, un tempo venerate, ma non erano più un pericolo per nessuno. Facevano solo parte del patrimonio mondiale. Questi non sono oggetti muti, hanno una loro voce, parlano della loro bellezza e del tragico comportamento degli esseri umani. Diamine. Un volto della sofferenza. Pazienza e fede. C'è una lezione da apprendere qui. Questa storia ci dice qualcosa che va oltre i talebani e la loro distruzione ideologica della storia, della cultura, della bellezza. Guardatevi intorno, c'è una vista che fa riflettere a fondo. Siamo a 10 chilometri dal centro di Kabul. Questa è Darul Aman, costruita negli anni 20, per diventare la capitale dell'Afghanistan, un paese che aveva appena conquistato la liberazione dall'impero britannico. Alla mia sinistra c'è il grande Palazzo Reale. Proprio questo posto rivela il particolare potere. La sofferenza dell'Afghanistan negli ultimi vent'anni almeno. Questo, negli anni venti, era descritto come un parco lussureggiante, con il palazzo qui alla mia destra che lo sovrastava. Queste sono guide al museo di Kabul. Non ero mai riuscito a procurarmele fino ad oggi. Qui c'è il museo com'era nel 1974, ecco le opere che conteneva. Vedo la loro assoluta qualità. Questa è una statua del Buddha che sopravvive nel museo solo in questo frammento. Pagina dopo pagina la storia è la stessa. Questo non era un museo di provincia isolato, conteneva invece opere di altissima qualità. Uno straordinario incontro di culture che rappresentava le civiltà avanzate che avevano attraversato e dominato l'Afghanistan, che vi avevano lasciato un segno. Ci sono opere greche, romane, induiste, buddiste. Sono state saccheggiate probabilmente all'inizio degli anni 90 durante i combattimenti, facili da mettere in tasca. Ci sono fantastici pannelli d'avorio che mostrano queste grandi donne. Fantastico, meraviglioso. Ora sono in mano ai privati, in modo criminale. È di sicuro una grande perdita per la cultura. Di certo non so quando sia successa una cosa simile, ma dalla Seconda Guerra Mondiale, sì. Immagino il museo sia stato devastato. Si può paragonare alle rovine dei musei in Russia durante la guerra. Un completo disastro. Sto lasciando Kabul per la prima volta, cosa significativa, perché non sappiamo come siano le strade o cosa incontreremo lungo il percorso. Visiterò il Minari Chakri, un monumento di circa 2000 anni. Un'opera fantastica. Prima di venire in Afghanistan, credevo che i talebani attaccassero solo le immagini di animali, di esseri viventi, perché pensavano che potessero offendere il Corano, ritenevano che fossero immagini di idoli. Questo è un monumento buddista, ma non c'era niente sopra. Non c'erano incisioni di esseri umani o animali.
Sembrava al sicuro, e invece no, evidentemente i talebani distruggevano tutti i monumenti che incontravano sulla loro strada. E questa colonna divenne un bersaglio. So che è stata danneggiata, ma non so quanto gravemente. È un'area piuttosto dissestata. Veniamo fermati a un posto di blocco. Serve il permesso del comandante militare locale per procedere. Arrivare al Minari Chakri dipende unicamente dalla sua volontà. Le sue guardie ci invitano a prendere il tè mentre aspettiamo. Siamo felici che voglia raccontare la storia di quello che è successo al nostro patrimonio culturale. È una crudeltà per qualsiasi opera storica. Cosa pensa del futuro del paese, dei bambini che sono cresciuti in una terra senza risorse e il cui patrimonio culturale è andato in gran parte distrutto? Come pensa che sarà il loro futuro? Quando un uomo ricorda, racconta al figlio, che a sua volta lo racconterà ai suoi. Io racconterò ai miei figli delle meraviglie e la storia di questo paese. Possono distruggere i monumenti, gli edifici, ma non possono distruggere le nostre menti. Abbiamo tutti dei ricordi e il nostro passato oggi vive grazie a essi. Dopo 2 ore arriva il comandante militare. Benvenuti in questa zona. Grazie mille. Siamo qui per vedere i resti di Minari Chakri. Come ci arriviamo? Con la sua vettura? Sì, prego. What is this? Il comandante adesso ha deciso che la strada davanti a noi, che a dire il vero non è una vera e propria strada, potrebbe essere minata. Nessun problema. Nessun problema? Le credo. Il comandante militare locale si è ricordato di una riunione urgente a Kabul e se n'è andato. Quindi procediamo senza di lui e la sua auto, ma con le sue guardie armate sul campo minato, per quanto ne so. Secondo lui doveva essere qui, ma nessun altro sembra crederci, ma ora lui se n'è andato. Ed eccoci qui. Comunque ci avvicineremo il più possibile alle rovine della colonna e poi andremo a piedi. Abbiamo camminato per 1 ora e mezzo. Le nostre guide non sono sicure della direzione da prendere. Il sole picchia e l'aria si fa più rarefatta con l'altezza. È fantastico. Questo è tutto ciò che resta di una delle più straordinarie ed enigmatiche strutture costruite dall'uomo. Minar i Chakri. Minari Chakri risale al secondo secolo d.C. Dall'alto dei suoi 25 metri dominava il paesaggio. 2000 anni fa Buddha non era rappresentato in forma umana, ma come un mero simbolo. E questo rappresentava l'illuminazione che Buddha da questa montagna aveva alla piana di Kabul. E la rotonda doveva essere il monastero buddista. La sua perdita è davvero drammatica. Pensare che è sopravvissuto per tanto tempo come una delle meraviglie del mondo, da paragonare alle piramidi, alla Sfinge. Ed ecco qui. Cosa è successo? Non lo so. La gente dà la colpa ai talebani. Dicono che l'hanno distrutto perché stanno distruggendo la storia, il passato, le testimonianze buddiste.
o più prosaicamente sono a caccia di tesori. Andiamo nel villaggio vicino per chiedere se qualcuno sa qualcosa. Di notte abbiamo sentito un'esplosione. Il giorno dopo siamo andati alla colonna buddista. Abbiamo scoperto che era stata distrutta. Non sappiamo per opera di chi, ma è stato al tempo dei talebani. Avete sentito un'esplosione? Questo suggerisce un attacco premeditato. Allora, che ne pensate della distruzione di questo meraviglioso monumento? Siamo molto tristi. Era molto importante per noi e molto prezioso. Di ritorno a Kabul incontro Nancy Dupree, autrice americana della Guida storica all'Afghanistan del 1974, il libro più importante sul patrimonio culturale del paese, ormai tristemente datato. Il suo amore per l'Afghanistan dura da 50 anni. Le mie domande riguardano i fatti più recenti con i talebani. E lei che cosa ne pensa? Perché io sono ancora un po' confuso a riguardo. Quando sono arrivati i talebani nel 1996, all'inizio ci hanno aiutato molto. Sfortunatamente quelli più integralisti hanno iniziato a controllare la capitale. Niente musica è profana. Niente aquiloni, niente quadri. Ecco un altro elemento. Avvolgevano tutto nel mantello dell'Islam. Ma in realtà loro stavano cercando di spazzare via l'identità afghana. Stavano cercando di negare agli afghani un patrimonio afghano. Siamo tutti musulmani. Questa è la Ummah, la comunità dell'Islam. Facciamo un esempio molto semplice. Noi avevamo Radio Afghanistan. Sì. All'improvviso, ecco Radio Sharia, niente Afghanistan. Spazzata via, era un meccanismo di controllo che diventava vantaggioso sotto diversi punti di vista. E quello che riguardava la cultura era il più importante. Quando il mondo ha saputo che avrebbero danneggiato i Buddha, era musica per le loro orecchie, perciò andarono lassù e diedero un esempio al mondo. Dissero: abbiamo noi il controllo. E questo continua ancora oggi, passando per l'11 settembre e via dicendo. In pratica, più forte sarebbe stato il baccano per salvare i Buddha, più era probabile che li avrebbero distrutti. Il giorno dopo siamo partiti per un viaggio di 12 ore a ovest tra le montagne fino a Bamiyan, il sito della tristemente nota distruzione dei Buddha giganti a opera dei talebani. Ma il viaggio alla fine è stato molto più lungo. Siamo a metà strada tra Kabul e Bamiyan. Una delle macchine si è rotta. Spero che possa essere riparata, altrimenti sarò bloccato di notte su questo passo verso Bamiyan e non sarebbe piacevole. No. Più grande. Quanto ci vuole prima che finiscano? 30 minuti? È chiaro che lo sanno fare. Con i talebani non potevate vendere questa musica? No. Quindi a queste cassette? Ero rifugiato in Iran. Sono tornato con tutte le mie cassette. Cosa va di moda adesso nel villaggio? Ha una sua cassetta? 40.000 va bene, no? Mi sembra un buon prezzo. Bene. Arriveremo alle 8. Ma farà buio alle 5:30, alle 6. Pensavo che le strade fossero pericolose, non è così? Vedremo. E ci sono mine sulla strada. Forse dovremo dormire lungo la strada, accamparci per la notte, perché non possiamo proseguire su queste strade con il buio.
Mancano ancora 3 ore a Bamiyan e sta calando la notte. Non abbiamo ancora raggiunto il passo di Shabbat ed è un po' preoccupante perché dovremo attraversare il passo con il buio e le strade sono molto strette. Dobbiamo andare, ci stanno chiamando, quindi vediamo come va. Attraversare il passo ora fa venire la pelle d'oca. Le strade sono pessime. C'è vento, è ripido, con la neve tutto intorno. C'è ghiaccio. E a volte il precipizio è a pochi centimetri di distanza. C'è un salto di circa 300 metri qua sotto. Il vantaggio di essere al buio è che non posso vedere quello che c'è davvero lì sotto. C'è il coprifuoco. Alle 10 dobbiamo toglierci dalla strada. Non penso che arriveremo a Bamiyan per le 10. Ci potrebbero essere altri posti di blocco in attività lungo questa strada e speriamo che la fortuna ci assista. Arriviamo 5 minuti prima del coprifuoco. Bamiyan, a più di 2.400 metri nella catena montuosa dell'Hindu Kush. Gli abitanti del posto, gli Hazara, sono discendenti degli invasori mongoli di Genghis Khan. Hanno subito pesanti persecuzioni da parte dei talebani per il loro modo di intendere l'Islam. E sempre i talebani hanno distrutto i loro adorati Buddha giganti. Ma io sono qui per scoprire quanto questa gente abbia sofferto davvero e la storia segreta di come siano stati distrutti i Buddha. Sono le 6 del mattino. Va tutto bene, non ho dormito molto e fa piuttosto freddo. Ma che scena fantastica! Immagino che lì ci fosse il piccolo Buddha e il grande Buddha laggiù. Quello che salta subito agli occhi e che anche dopo la criminale distruzione dei Buddha le nicchie esercitano ancora un grande potere. Le 2 statue di Buddha di Bamiyan, uniche al mondo per grandezza, erano distanti 400 metri l'una dall'altra. La più grande era alta 53 metri. Scolpite tra il III e il IV secolo, sono sopravvissute per 1600 anni fino al marzo del 2001. Questa è la nicchia che conteneva il grande Buddha. Eccola. Santo cielo, è un momento incredibile. Ricordo le immagini che ho visto all'epoca in cui fu distrutta, un anno fa, e la reazione di tutto il mondo fu straordinaria. Opere d'arte simili appartengono al mondo. E qui è particolarmente vero, perché ci troviamo su questa antica via di commercio, cultura e religione, che metteva in contatto le civiltà del primo e secondo secolo d.C., la Cina da quella parte, Roma e in mezzo l'India. Un traffico continuo, tutto questo complesso era il prodotto di quel movimento di culture. Il buddismo è arrivato qui, lungo questa strada, dall'India e dal Nepal. Questo complesso fu costruito qui nel primo e nel secondo secolo d.C. Poi i buddisti
scolpirono queste statue grandi e maestose. Sono il prodotto della cultura mondiale. Io sono in piedi su una grande quantità di materiale proveniente dal Buddha, la pietra sacra, l'immagine sacra, ridotta in macerie. Comunque, cerchiamo di arrivare lì. Penso che qui non ci sia niente di scolpito. Potrebbe far parte del nucleo centrale. Oh, diamine, là sotto c'è una bomba a mano. Forse era un ordigno camuffato da oggetto innocuo. Beh, non guarderò oltre. È un posto pericoloso. La gente continua a dirmelo e io lo dimentico. Ho chiesto alla gente di Bamiyan come hanno fatto i talebani a distruggere i Buddha. Sono entrati in casa nostra e ci hanno ordinato di uscire. Ci hanno ordinato di mettere le scarpe, dicendo che non avevamo il diritto di vivere qui. Poi hanno messo tutti i nostri averi sui furgoni e sono andati via con tutto quanto. Io lo so, ho visto tutto. Gli averi delle persone, gli animali, tutto. Potevamo tenere solo le scarpe. Sembra che l'intero villaggio sia stato fatto evacuare prima delle esplosioni, alcune persone in modo brutale. Puoi chiederle come li hanno costretti a lasciare il villaggio? Ci hanno minacciato con le armi. Hanno preso il mio bambino e l'hanno scaraventato a terra. Gli hanno rotto una gamba. I talebani gli hanno rotto una gamba? L'hanno buttato per terra. Pensavamo che sarebbe rimasto zoppo. Non sapevamo cosa fare. Ovunque andassimo per avere delle cure, non avevamo soldi sufficienti. Quando alla fine siamo tornati qui, lo abbiamo portato in ospedale. Ma adesso non riesce più a muovere la gamba. Ho incontrato un uomo che era presente quando i talebani hanno distrutto i Buddha. Li ha addirittura aiutati contro la sua volontà. I talebani hanno sfollato subito la zona, cacciando quasi tutti. Così erano liberi di agire. Per prima cosa, hanno lanciato missili e bombe contro le statue con una carica esplosiva molto alta, ma non ha funzionato. Poi sono arrivati 6 camion di esplosivi e hanno costretto me e altri a seguirli come prigionieri. Ci hanno fatto trasportare gli esplosivi su e giù e sistemarli in diversi anfratti dei Buddha. C'erano ingegneri arabi e pakistani che hanno fatto esplodere le statue. Questa procedura è durata tra i 25 giorni e un mese dalla prima esplosione. Quando c'è stata l'esplosione, è scoppiato un incendio. È stata fortissima. Tutta Bamiyan era in fiamme. Cosa è successo ai frammenti dei Buddha? Sono stati venduti tutti. Hanno portato via tutto. Li hanno caricati sui camion e li hanno venduti. Come si è sentito essere costretto a fare tutto questo? Ero molto arrabbiato. Lo eravamo tutti. Ma non riuscimmo a dire niente. Cosa potevamo dire? Non c'era nessuno a parte loro, i talebani. Terrorizzavano la gente, la mettevano in prigione. Se eri arrabbiato, non c'era niente da fare. Hanno preso la decisione, hanno portato gli ingegneri dal Pakistan. Non potevamo fare niente. Ero arrabbiato, era un simbolo per Bamiyan, per l'Afghanistan, per tutto il mondo. È stato un atto di barbarie. Quello che vediamo qui, quello che stiamo documentando, è un'immensa tragedia culturale e umana. Il Buddha più piccolo era alto 38 metri. I pellegrini percorrevano la via sacra su per le scalinate intagliate nella rupe e intorno alla sua testa. Prima dei 25 giorni di bombardamenti e di esplosioni, il Buddha era sopravvissuto, con molti affreschi originali e le pareti attigue praticamente intatte. Guardate, è rimasto un frammento commovente del drappeggio sulla spalla destra del Buddha, qui a sinistra. In origine era dipinta di blu. La statua era blu perché era stata dipinta. Non posso fare a meno di toccare la parte rimasta. Di certo
Non c'erano ornamenti qui intorno. Ma ecco il drappeggio del corpo di Buddha. E si può vedere abbastanza di questa piega per capire che si ispirava alla Grecia e a Roma. Ecco la cosa più grandiosa, la fusione. Porre un drappeggio in stile greco sul corpo del Buddha ed era dipinto di blu. Meraviglioso questo decoro scavato sulla superficie. Vedete questi buchi? Naturalmente su scala colossale conferivano vita e movimento alla grande statua lassù. Un'opera d'arte colossale. Adesso cercherò di entrare. Metà dell'entrata è sepolta. Sto seguendo il percorso del pellegrino buddista che saliva la scalinata che mi porterà a una stanza dietro il Buddha. Sì, adesso sono all'interno del Buddha. È un bel salto da qui. Devo stare attento mentre vado avanti. Ora sono sul punto più alto, sulla terrazza più alta, 3 o 4 livelli più su. L'ultimo dei santuari, o camere. Oh, diamine! Beh, c'è altro. Naturalmente, ma purtroppo è a pezzi. C'è il colore, i resti dello schema decorativo. Cos'è successo qui? Stiamo parlando di decorazioni del IV o V secolo, una cupola fantastica. Delle figure, cosa sono? È difficile a dirsi, devono essere state ricordate delle persone, Buddha, figure regali, dignitari e via di seguito. Si avverte chiaramente la gloria di ciò che c'è sotto, la gloria perduta di Bamiyan. Pensate che tutta la parete della montagna era dipinta con questi colori, con elementi artificiali dipinti, cornici di legno, voltoni, cornicioni. Che vista! E questo vi dà una vaga idea dei colori. E questi colori, considerate che potrebbero essere vecchi di 15 secoli. Incredibile. E qui degli elementi più grandi. I Buddha seduti, i volti venuti via. Qui ce n'è uno, bello. Ecco un frammento di ciò che è rimasto. È la pittura originale sull'intonaco, sull'argilla e sul fango. Poi, su questa scalinata, crepe nelle pareti. Immagino causate dall'esplosione. Adesso mi trovo dietro il Buddha. Da qui ho un po' paura, meglio che mi fermi. Perché oltre questo punto non si può andare in sicurezza. Il passaggio girava intorno alla testa del Buddha, che si trova alla mia destra. Per me è una grande emozione. E l'aria rarefatta mi fa sentire la testa così leggera. Come ci si sente a stare quassù? È molto strano trovarsi qui. Il senso di perdita è spaventoso. Devo continuare a ricordare a me stesso che solo un anno fa uno dei più grandi luoghi sacri, le più grandi immagini sacre del mondo erano ancora qui. Il senso di sacro si respira ancora, ma la statua è perduta. La presenza, tuttavia, rimane. Uno dei momenti più commoventi di tutta la mia vita. Cosa si poteva fare? In questo momento non saprei. Un misto di rabbia e rimpianto, ma adesso soprattutto rimpianto. Poveri sciocchi, davvero. È tutto ciò che posso dire. La strada da Bamiyan era molto polverosa e le aree sosta piuttosto povere, volendo essere buoni. Perciò ora è necessaria una ripulita. Incredibile, ma all'epoca dei talebani quello che sto per fare adesso era considerato un crimine, punibile con una bella frustata. Di quale crimine mai starò parlando? Di una rasatura. Dovrebbe esserci un tizio da qualche parte. Ah,
Penso sia qui. Sì, eccolo. Se i talebani ci avessero sorpreso a radere i clienti, saremmo finiti in carcere per un mese e mezzo. Che bello. Mi fai solletico. Un altro po' qui? Ah, sarebbe un miracolo se ci riuscissimo. Basta così. Grazie mille, va bene. Va bene. Molto bene. Mi sento molto meglio. Più giovane, più fresco. Abbiamo viaggiato verso sud attraverso il deserto fino a Ghazni. Stiamo attraversando il cuore della regione dei talebani verso il fronte. La natura solitamente mite degli afghani è cambiata. Ci ricevono con freddezza e ostilità. Con nostro grande rammarico scopriamo che i minareti dell'undicesimo e dodicesimo secolo di Ghazni sono circondati da un ex campo militare dei talebani. È difficile capire chi ne abbia il controllo, se questi uomini siano amici o nemici. Pochi giorni fa un elicottero americano è stato abbattuto in battaglia nella vicina Gardez. Questi minareti sono strutture pionieristiche costruite nell'undicesimo e dodicesimo secolo e sono tra i più alti del mondo. La loro importanza è davvero enorme. Si ergono qui, in quella che un tempo era una grande capitale, la grande capitale dell'impero dei Ghaznavidi. La città finì per essere rasa al suolo e distrutta da Gengis Khan nel 1221. Sono in condizioni terribili, danneggiati durante i combattimenti con i russi. Le bombe hanno colpito i minareti e si vedono frammenti sparsi. È come se la battaglia fosse stata ieri. Ci sono carri armati e carcasse ovunque. Sembra un campo di battaglia congelato. Apprendo che l'ultima minaccia alla loro esistenza risale solo a pochi mesi fa, perché c'era un campo dei talebani proprio qui sotto e gli americani hanno bombardato per colpirli. È stata quindi un'incredibile fortuna che i minareti siano sopravvissuti a quest'ultimo attacco. Sono esposti alle intemperie. Laggiù c'è una tempesta di sabbia. È facile immaginare che non dureranno a lungo senza aiuto. Che luogo strano. Di tutti i misteri che circondano il patrimonio artistico afghano, quello che pone più interrogativi è l'oro battriano. Riportato alla luce con gli scavi negli anni 70, questo tesoro di circa 26.000 oggetti d'oro risalenti al primo secolo d.C. rappresenta uno dei ritrovamenti archeologici più grandiosi che il mondo abbia mai conosciuto, comparabile al grande tesoro di Tutankhamon. Tutto quello che resta sono delle foto. Intrappolato nelle guerre degli ultimi decenni, il tesoro è svanito non si sa dove. Ma secondo alcuni sarebbe ancora da qualche parte a Kabul, al sicuro, in un nascondiglio segreto. Sa qualcosa dell'oro battriano? È qui? L'ultima volta è stato visto durante il regime talebano nel 1999. Da una delegazione di archeologi. Era intatto, ma da allora nessuno lo ha più visto o ha potuto assicurarsi che esistesse ancora. Dov'è adesso? Mi hanno detto al Ministero delle Finanze o al Ministero della Cultura o nelle camere di sicurezza sotto il palazzo presidenziale, secondo lei? È in uno di questi posti, ma non posso rivelare dove di preciso, a causa delle tensioni che in questo momento ci sono nel paese. Non posso dirlo assolutamente. La cosa non mi sorprende. Devo continuare a cercare. Sento che è ancora intatto. È ancora qui.
Ho sentito dire che molti governi hanno cercato di far saltare in aria la camera di sicurezza. Di cemento spesso, ma non sono riusciti a entrare. Questo è il ministero della... È il palazzo presidenziale. Ah, sì, il palazzo presidenziale. Nella camera di sicurezza del tesoro, all'interno del perimetro del palazzo presidenziale. Che in precedenza era un palazzo reale, giusto? Ho sentito dire che qualcuno c'era riuscito. E poi anche che il sistema di serrature richiedeva 7 o 8 chiavi per essere aperto. E le avevano diverse persone. Che erano in possesso di persone diverse, oggi sparse in giro per il mondo. Lei lo ha maneggiato, lo ha visto. Nel 78 e nel 79. E com'era averlo tra le mani? La perfezione di alcuni di quei minuscoli oggetti era incredibile. Persino gli afghani che li maneggiavano erano sempre sul punto di scoppiare a piangere. Davanti a una simile bellezza, l'ho detto tante volte, l'Afghanistan è un paese civile, visto che discendiamo da una meraviglia come questa, che è il nostro patrimonio culturale. E il palazzo presidenziale è laggiù, ovviamente il luogo che con più probabilità ospita l'oro battriano. Potremmo vedere l'oro. Magari, chissà, con un po' di fortuna, chi può dirlo? Incontriamo il funzionario che si occupa temporaneamente dell'amministrazione. Bene, eccoci qui. Mi chiamo Dan Cruikshank. Abbiamo il permesso di entrare nel palazzo presidenziale. Ci spostiamo in macchina a poche centinaia di metri fino al palazzo che si trova proprio lì. L'entrata è sul retro. Sono sicuro che sia laggiù. È incredibile. Anche il nostro addetto alla sicurezza incaricato dal ministero viene perquisito. Non penso. No, no. Forse soldi. Soldi, soldi. No, nessun coltello. Siamo entrati. Incredibile. È splendido. Sì, sì, veramente splendido. Finalmente ci fanno vedere il palazzo di Kusha, il palazzo del desiderio del cuore, ma non è questo l'edificio con le camere di sicurezza. Convinciamo la nostra guida a mostrarci il palazzo presidenziale principale, nella speranza di vedere le camere di sicurezza. Posso entrare in questo edificio? Oh, guardate! Mentre entriamo, tra gli afghani che ci seguono scoppia una discussione. Qualcosa non va. Siamo da soli. Possiamo cercare le camere di sicurezza. Oh, vogliono che andiamo con loro. Sono stato molto fortunato. Non saremmo dovuti venire qui. Non so perché non riusciremo ad avvicinarci più di così all'oro battriano. Se la collezione esiste ancora in quanto tale, di sicuro sarà nel palazzo o nella banca laggiù. Le autorità di controllo non mi lasciano entrare. Figuriamoci se posso vederlo. Lo capisco. Le cose in questo momento non sono stabili nel paese. Gli elementi criminali, se sapessero che l'oro è qui, tenterebbero di raggiungerlo e le prossime elezioni sarebbero un caos. Dobbiamo uscire. La paura per la sicurezza rende difficile vedere uno qualsiasi dei tesori sopravvissuti di questo paese.
Questo è il Ministero dell'Informazione e della Cultura. Un posto piuttosto decrepito. Oh, diamine. Le autorità mi danno il permesso di vedere un oggetto salvato in modo eroico, tenuto nascosto da quando i talebani hanno iniziato la loro purga storica e culturale. Mi sembra assolutamente romano. Una scena di un baccanale. Molte fonti, forse una ciotola di vino. Qui si vede una bella ragazza che danza nuda e sembra distribuire le bevande. O ricevere delle bevande da questi tizi qui. Non si distinguono i volti. Un'altra persona nuda sopra qualcosa qui. E lo avete salvato come? Mettendo intonaco o qualcos'altro su queste figure? Abbiamo coperto le immagini con fiocchi di cotone, carta, nastro adesivo. E abbiamo spostato l'attenzione dei talebani sul fondo della ciotola, dichiarando che non c'erano immagini di esseri viventi lì. Se i talebani avessero notato le scene erotiche, l'avrebbero distrutta immediatamente. E qui altre schiere di ragazze che danzano nude col vino, che gozzovigliano con altre persone. Musica. I talebani si sarebbero arrampicati sui muri per questo, vero? Oh, questa è una cosa meravigliosa. Tutto il mondo deve ringraziarla per questo. È meraviglioso. È la vigilia del Capodanno islamico. Per la prima volta dalla fine del regime talebano si possono tenere i festeggiamenti tradizionali. Da 5 anni abbiamo di nuovo la possibilità di festeggiare questa notte a modo nostro, liberi dalla minaccia della repressione. È una notte speciale per noi, l'inizio di un nuovo modo di vivere, una nuova pagina per gli afghani. Noi speriamo nella pace e nella stabilità. Uomini e donne saranno liberi di andare a scuola. È soltanto l'inizio di qualcosa per cui abbiamo sperato a lungo. Certo, sì. (Sussurra)